Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video a 360 gradi. Lo sto facendo per farvi vedere il prossimo reportage che sto preparando per la Repubblica, un'anticipazione. Ci troviamo a 33 metri sottoterra e sto visitando Growing Underground, il primo orto costruito sotto nelle viscere della capitale inglese. Vi faccio fare giusto un piccolo tour e poi vi potete divertire con il dito, se siete con il cellulare, con il mouse, se siete con il computer, così vedete un po' di che cosa si tratta. Ed è un orto, una farm a dirla all'inglese, particolare, dove si producono, si coltivano tantissime verdure, la rughetta, e poi che cosa c'è? C'è il basilico più avanti, il prezzemolo. Tutto utilizzando la tecnologia, la più avanzata tecnologia, particolare luce LED. La base è fatta di lana, una speciale lana riciclata, e poi acqua. Ci sono quei tubicini lì giù che spruzzano un'acqua molto particolare. A temperatura controllata ci sono questi ventilatori. E questa è la parte. Vi faccio vedere, anzi, ne approfitto, non sto facendo un po' come mi pare, che mi hanno autorizzato per questo reportage. Allora vi faccio vedere, questa è una galleria, come vi dicevo, 33 metri sottoterra, lunga 1 chilometro, ed erano i vecchi rifugi utilizzati dagli inglesi per ripararsi durante i bombardamenti della seconda guerra atomica e bombardamenti da parte dei tedeschi. E questa è la seconda parte che staranno realizzando, vediamo se è giusto l'interruttore. State vedendo? Pensate che qui più di 70 anni fa si rifugiavano gli inglesi per proteggersi, come vi dicevo, dai bombardamenti. Siamo a 33 metri sottoterra, un palazzo di, diciamo, quasi 10 piani, 8 piani, magari includendo anche le fondamenta. Che cosa abbiamo? Wasabi qui, mustard, che sono sincero non so che cosa sia, e dalla parte opposta c'è la produzione. Richard, uno dei soci fondatori, ideatori, tra poco mi spiegherà tutto il progetto per questo reportage per Repubblica, il coriandolo tanto amato da tantissimi voi. Qui tutti al lavoro, mentre io cazzeggio un po' con i video a 360 gradi. E dalla parte opposta c'è la produzione. Richard? Hi there. I'm just making a 360 degree video. Ok, finish topic. Qui c'è la produzione. Ok ragazzi, ci vediamo per il reportage su Repubblica. Ciao!